Conclusa la stagione agonistica 2023, è tempo di pianificare il 2024 per il team Fuorisella Bike del presidente Ermanno Di Giosia. Domenica 4 febbraio presso il Country House La Gioconda di Corropoli, pranzo di presentazione del nuovo team. Incontro con il direttivo, atleti, familiari, sponsor ed ospiti per celebrare il nono anno di attività del sodalizio di Alba Adriatica, oltre a conoscere i nuovi programmi agonistici con l'auspicio di una stagione 2024 densa di soddisfazioni. A dare il là all'evento sono stati gli interventi del presidente Ermanno Di Giosia, che ha salutato i presenti ringraziandoli per l'impegno, l'attenzione e il sostegno all'attività del team. Tanti anche gli ospiti. In rappresentanza dell'amministrazione comunale di Alba Adriatica, Giuliano Vallese, assessore ai lavori pubblici, e Paolo Tribuiani, assessore allo sport e al turismo. Dino Pepe, consigliere della regione Abruzzo, e Angelo De Marcellis, presidente provinciale CSI Teramo. Ermanno Di Giosia, ben trovato, il presidente del team Fuorisella Bike. Siamo a Corropoli, oggi una giornata importante. Buongiorno Marco, sì, siamo a Corropoli presso il Country House La Gioconda, che ci ospita per la presentazione del team 2024 e per premiare gli atleti con maggior vittorie del 2023. E allora, iniziamo a parlare della stagione 2023, una stagione che poi è andata come? È andata bene, diciamo che è stata caratterizzata da una caduta di gruppo a inizio stagione che ha tagliato le gambe a diversi corridori per 3-4 mesi, però è andata bene, abbiamo ottenuto delle vittorie, abbiamo vinto Pedalazium e il Volkem con Cinzia Manucci di categoria e nella coppia lui e lei hanno ottenuto dei buoni piazzamenti con il marito Roberto Cacioli. Quindi insomma a risultati ci siamo, in più voi oltre a gareggiare organizzate anche delle corse. Sì, come negli ultimi anni facciamo due eventi, facciamo quest'anno 25 febbraio terzo trofeo Fuorisella Bike Alba Adriatica Contrada Basciani e poi il 14 di aprile ci sarà il Memorial Lello Pasqualini al centro abitato di Alba Adriatica. E lì saremo sul lungomare se non vado errato. Sì, giusto, giusto. Bene, allora per quanto concerne il team Fuorisella Bike 2024, quanti atleti ci saranno? Siamo 40, siamo cresciuti ancora. Un bel numero. Sì, abbiamo 5 innesti che sono Giuseppe Roscigno, Stefano Vitelli, Manuele Alfonsi, Salvatore Brisciana. Non mi ricordo lui. Vabbè, insomma, poi. Lo dico, non me lo ricordo. Lo diremo più tardi. Insomma, le aspettative sono comunque importanti quest'anno. Sì, le aspettative sono più alte degli anni passati. Sono più alte degli anni passati, però sempre nel divertimento, spirito di aggregazione con famiglie, bambini, amici. Prima hai ricordato corridori che hanno vinto, però non hai nominato Ermanno Di Giosia. Cosa ha fatto lo scorso anno? Ben poco, Marco. Ben poco. Ben poco, causa caduta, causa lavoro, ben poco. Focalizzato più sull'organizzazione della squadra, nel far crescere la squadra, cercare di farla venire su come piace a noi, un gruppo di amici prima di ogni cosa, serate con le famiglie, serate con i bambini, e quest'anno faremo anche un evento per bambini ad Alba Adriatica, non una corsa ma una giornata di festa per i bambini. Ti posso dire a che giorno, ti ricordi? 16 giugno. E si chiamerà Fuori Festa Bike. Bene, allora, tornando ad oggi, dentro la sala è veramente gremitissima, ci sono anche tanti ospiti. Sì, abbiamo tanti ospiti, abbiamo l'amministrazione comunale di Alba Adriatica con Paolo Tribuiani e Giuliano Vallese. Il sindaco Antonietta Caciotti ha avuto un problema dell'ultimo minuto e non ha potuto venire, e c'è Dino Pepe, consigliere regionale, e poi ci sono gli sponsor che oggi sono riusciti a liberarsi alle famiglie perché essendo domenica era un po' incasinata per chi lavora. Bene, allora prima di lasciarti ricordiamo l'appuntamento che poi voi come team Fuorisella Bike aprite la stagione ciclistica su strada per il Mondo Axi nella provincia di Teramo. Questo esattamente il giorno 25 di febbraio.
Sì, 25 febbraio, contrada Basciani, circuito di 4 km circa, interamente pianeggiante, asfalto perfetto perché è stato appena riasfaltato. Invito tutti gli amatori, tutti i ragazzi a venire a trovarci, che conoscono come organizziamo gli eventi. Probabile vincitore, la butto lì, Ermanno Di Giosia. A braccia alzate. Impossibile. Impossibile. Impossibile, impossibile. Spero in qualche ragazzo del team. Spero in qualche ragazzo del team, però Ermanno Di Giosia è impossibile. Impossibile. Nel frattempo, buon divertimento per oggi, per questo incontro importante. Grazie Marco, grazie e buona giornata anche a te, buon lavoro. Tribuiani, l'assessore allo sport al comune di Alba Adriatica. Beh, c'è questo incontro importante tra ciclisti, lei presumo che abbia fatto sport da giovane. Sì, diciamo che lo sport l'ho fatto, ma è un'attività fondamentale sia a livello sociale, turistico che appunto sportivo nel suo senso lato della parola. E beh, insomma, siamo insieme agli amici del team Furisella Bike. Sì, abbiamo ricevuto questo invito a partecipare all'apertura della nuova stagione sportiva 2024. Siamo orgogliosi di avere un'associazione di questo genere nel nostro comune di Alba Adriatica, perché è un'associazione che si muove a 360 gradi, quindi sia in ambito sportivo, quindi pubblicizzando l'attività sportiva che lo scorso settembre è stata anche inserita appunto nella carta costituzionale, e poi in ambito sociale, perché è un'associazione molto attiva insieme al suo presidente Ermanno Di Giosia e al suo staff. Non è solo in rappresentanza del comune di Alba Adriatica, quest'oggi non ci sarà, non c'è il sindaco. Sì, non c'è per motivi personali, familiari, porto il suo saluto quindi della città di Alba Adriatica e del sindaco Antonietta Caciotti. Lo sport oltre diciamo il ciclismo ad Alba Adriatica, come procede? Allora, diciamo che lo sport è al centro del nostro programma amministrativo. C'è un fermento nella nostra cittadina, ci sono diverse attività e diverse realtà sociali e sportive, per cui noi dalla nostra parte dobbiamo rendere il paese, la città e quindi le strutture, le infrastrutture il meglio possibile per cercare di avvicinare all'attività sportiva il maggior numero di persone. Bene, intanto il 25 e il 25 di febbraio, 14 di aprile saremo ad Alba Adriatica. 25 contrada Basciani, il 14 sul lungomare Marconi. Sì, ospiteremo queste gare con molta contentezza, anche perché il comune tende sempre a originare queste manifestazioni, perché così mi piace insomma definire, non proprio gare a livello agonistico, appunto perché danno uno spunto diverso alla città che va verso quella spirale socio-sportiva non indifferente. Buon proseguimento. Grazie. Start to play, dance with me, make me sway, like a lazy ocean hugs the shore, hold me close away. Angelo De Marcellis, il presidente CSI per la provincia di Teramo. Beh, oggi c'è questo incontro importante con gli amici del team Furisella Bike. Sì, è una giornata di presentazione, di lancio dell'attività di questa associazione, che in 9 anni davvero ha fatto qualcosa di importante e punta sempre a crescere di più. Quindi siamo al loro fianco per sviluppare una stagione molto bella. Molto bella sicuramente. Poi c'è anche questa collaborazione, perché
anche il 14 di aprile in quel di Alba Adriatica sul lungomare Marconi. Ci sarà una gara importante e voi sarete l'ente organizzatore. Ma diciamo che noi come ente in qualche modo gestiamo la parte sportiva dell'evento, il nono Memorial Lello Pasqualini, che appunto si svolgerà sulla costa teramana, e sarà un appuntamento veramente interessante, perché diciamo ormai è diventato un appuntamento molto seguito dai ciclisti abruzzesi e non solo. Il mondo CSI come procede? A livello ciclistico abbiamo un grandissimo sviluppo, ovviamente un ringraziamento va soprattutto al responsabile regionale Walter Marcone, ma anche ai vari responsabili provinciali, penso a Dario Di Lullo per Pescara e anche a Walter Ciaffoni per Teramo. C'è un grandissimo sviluppo, abbiamo un calendario che sta per essere diffuso con 21 appuntamenti, con tantissime cicloturistiche che puntano attraverso questa bellissima disciplina a far conoscere il nostro territorio. Quindi siamo davvero entusiasti di partire con tutta questa voglia di fare da parte delle associazioni che sul territorio si stanno legando sempre di più alla rete associativa del CSI. Noi cerchiamo di dare il massimo supportandoli negli eventi e cercando di essere al loro fianco anche per quelle questioni magari più amministrative, gestionali, burocratiche, che purtroppo oggigiorno anche con la riforma dello sport bisogna essere pronti a seguire. Bene, allora un buon divertimento per oggi, un buon relax, perché insomma si è tra amici oggi, e un saluto anche a Walter Marcone da parte mia. Assolutamente sì, e niente, una buona giornata a tutti, grazie di cuore. 1, 2, 1, 2, 3, 4. I can't wait till I get you on the floor, good looking, going hot, so hot, just like an oven. And I burned myself, I just had to touch it, and it's so fine, so fine, it's all mine, it's all mine. Hey baby, we don't mind all the watching, cause if they study real close they might learn something. She ain't done nothing but a doozy when she does it. Oh, she's so fine, she's so fine tonight. And as long as I got my suit and tie, I'ma leave it all on the floor tonight. And you got picks up to the nines. Let me show you a few things, show you a few things. All dressed up in black and white, and dressed in that dress I like. Love is swinging in the air tonight. Let me show you a few things, show you a few things. Let me show you a few things, show you a few things. Let me show you a few about love. Let me show you a few things. I'll show you a few things about love. Stop and let me get a good look at it. Oh, so thick. Now I know why they call it a fatty. It's so slick, out of it, picked up a habit. Oh, it's so fine, it's so fine. She's all mine, she's all mine. Oh, go on and show them who you call daddy. I guess they just mad cause girl they wish they had it. Altro assessore del comune di Alba Adriatica, Vallese Giuliano, ben trovato. C'è questo incontro importante con gli amici del team Fuori Sella Bike. Sì, assolutamente sì, sono dei ragazzi speciali dove ogni anno noi partecipiamo e come comune gli facciamo trovare sempre le strade pronte, i percorsi che vogliono, e quindi perché sono persone serie, corrette e rispettose insomma. Parliamo di sport, lei da giovane o comunque continua a fare sport o cosa? No, assolutamente, io no. Non faccio sport, faccio soltanto delle grosse camminate sul mio territorio perché lo amo, amo Alba Adriatica, però insomma sono appassionato di ciclismo. In effetti ad Alba facciamo anche il triathlon da diversi anni, quest'anno c'è
una gara nazionale. L'anno scorso abbiamo ospitato sia il Giro d'Italia con dei passaggi sia la Tirrena Adriatica, quindi noi notevolmente facciamo tutte queste gare di calcio, di mini basket e quant'altro, insomma siamo attivi in tutto e per tutto. Insomma, ad Alba Adriatica, come dicevo con il suo collega assessore allo sport al Comune di Alba, lo sport ad Alba insomma è vivo. Assolutamente sì, è vivo anche il periodo estivo, mettiamo sulla sabbia, facciamo un campo di basket, di beach volley, beach soccer e quindi tante iniziative e ci teniamo in modo particolare. Grazie mille e buon anno 2024. Grazie a lei, grazie a lei. Load up and bring your friends. It's fun to lose and to pretend. She's overboard, she's self-assured. Oh no, I know a dirty word. Hello, 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 how low. Hello, 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 how low. With the lights out, less dangerous, here we are now. Entertain us, I feel stupid. Contagious, here we are now. Entertain us, a mulatto, an albino, a mosquito, my libido, yeah. Siamo con una rappresentanza degli atleti di Forisella Bike che hanno fatto parlare tanto nel 2023 il sodalizio di Ermanno Di José. Iniziamo da Daniela Scolani, che 2023 è stato per te? Ma guarda, io vengo da 3 anni di inattività e colgo l'occasione per ringraziare Forisella che mi dà l'opportunità insomma di ricominciare. E speriamo che il 2024 sia per noi, insomma, per noi che facciamo le gare, una buona annata, insomma. Presupposti ci sono, vediamo un attimo. Da Daniela Scolone a Pasqualino Loretone, che è stato un forte atleta nelle categorie giovanili, attaccante nato, ma che 2023 è stato per te? Beh, io ho ripreso l'attività delle gare quest'anno dopo diversi anni a cui non avevo partecipato alle corse, quindi diciamo è andato tutto un po' in divenire durante la stagione, però i risultati sono arrivati. Mi è mancata la vittoria assoluta di una corsa, questo è una piccola mio rammarico, sì, speriamo quest'anno di riuscire a fare meglio. Tante belle soddisfazioni per Roberto Cascioli, non solo per te, ma tu le condivise con tua moglie Cinzia Mannucci, perché siete stati un po' due rivelazioni di questo sodalizio, soprattutto nel circuito Pedalazium e Volchem, dove siete stati sempre agli onori delle cronache, tu e tua moglie. Sì, abbiamo deciso l'anno scorso, ormai siamo nel 2024, di intraprendere questa avventura per noi sconosciuta. Mia moglie ha le prime armi in ciclismo, non agonista, quindi l'ho trascinata in questa avventura con ovviamente l'avallo della società, che ci ha diciamo in tutti i modi incoraggiati a provare. Qualsiasi poi fossero stati i risultati finali e fosse stato l'esito finale. E sorpresi noi prima di tutti e poi tutto il resto della società per i risultati che sono venuti. Siamo stati tra i protagonisti assoluti del Gran Fondo Lui Lei, vincendo il titolo con le relative maglie. Sono manifestazioni interregionali, quindi fanno parte di un interland di 4 regioni, quindi Lazio, Abruzzo, Toscana e Basilicata. E siamo riusciti come coppia a portare diciamo in casa, a riportare a casa le maglie di leader in tutti e 2 i circuiti per quanto riguarda mia moglie. Io ho avuto da gregario giustamente
i miei piazzamenti. Comunque nel Volcem sono arrivato terzo assoluto della mia categoria e nel Pedalazium settimo. E la ciliegina sulla torta è venuta sulla vittoria assoluta di coppia sul Pedalazium, lui lei sul Gran Fondo, quindi quello è stato il primato che poi è la cosa più grande che una coppia penso possa desiderare, da questo mondo sportivo e a livello anche di coppia. Per questo ringraziamo la società, ringraziamo tutti gli atleti che comunque ad ogni nostro piazzamento ci sono stati sempre vicini, hanno avuto parole di incoraggiamento. Ringraziamo gli sponsor perché siamo riusciti anche attraverso di loro ad essere sostenuti anche economicamente, perché questo va a loro il merito giustamente del movimento ciclistico, perché se non ci fossero loro noi dovremmo attingere alle nostre risorse personali, ognuno per sé. E anche un ringraziamento a Armando. Poi il presidente ad ogni gara, dopo 5 minuti nemmeno che finiva la corsa, anzi forse prima, arrivavano i messaggi, ci chiamava e preoccupato per sapere come era andato. Noi abbiamo dato sempre notizie positive eccetera eccetera. E cosa che un appunto che voglio fare positivo a questa società e che oggi si vede in questa festa è il coinvolgimento delle famiglie e anche dei bambini, perché se voi avete visto la sala, questa è una società che nasce e comunque si evolve e comunque va avanti attraverso l'unione, che non è fatta solo da agonisti che fanno le gare, bensì da persone che comunque hanno dietro di sé le famiglie che le sostengono. Wonderwall! Alzate le mani, alzate queste mani, uno, due!